siamo partiti stamattina parlando di futuro dell'Unione a un mese dai 60 anni dei trattati con la voce di uno dei padri fondatori. Ad aprire in Campidoglio il lungo percorso che porterà alle celebrazioni del 25 marzo, ieri, gli stati generali della generazione Erasmus, magari con pochi mezzi finora, ma Erasmus si sa, resta il programma, no, che ha favorito la mobilità degli studenti e che a sua volta rappresenta 30 anni di buona Europa, come ci raccontano questi studenti al microfono di Daniele Morgera. Io sono stato l'anno scorso in Erasmus a Madrid per 6 mesi, un'esperienza fantastica, ho anche potuto lavorare tramite l'università. Si sente più cittadino europeo attraverso l'Erasmus? Assolutamente sì, le barriere ormai sono abbattute, quelle fisiche, in Europa anche quelle culturali. Io penso che l'Erasmus sia una delle grandi conquiste dell'Unione Europea. Autorità politiche, funzionari europei, ma soprattutto ex studenti si sono incontrati nella sala della protomoteca del Campidoglio per i 30 anni del progetto Erasmus, nato nel 1987. Da allora 4 milioni di europei hanno avuto l'opportunità di studiare all'estero in uno dei paesi membri dell'Unione. Io sono nato in Ucraina, sono venuto in Italia a studiare, che mi piaceva il paese, la cultura. E c'è il mio professore che ha detto, ma fai l'Erasmus che conosceva tanta gente. E sono andato in Germania per 2 mesi. Ma davvero l'Erasmus può essere l'antidoto contro le forme di razzismo, di xenofobia che stanno crescendo ai confini dei paesi dell'Unione Europea e non solo? Sì, ti apre anche la mentalità, cioè conosce le culture diverse. E poi capisci che non è che sei diverso, ma sei un pochino differente. Però tutti noi siamo più o meno uguali, è quello il punto. Per la sua esperienza all'estero c'è anche chi sceglie delle località più ricercate, come Margherita. Volevo confrontarmi con un ambiente diversissimo come quello scandinavo, dove... Com'è andata? È andata benissimo, ma credo che l'Erasmus sia un'esperienza formativa e meravigliosa ovunque. Come si chiamava la sua città danese? La mia cittadina si chiamava Aarhus ed è attualmente tra l'altro la capitale europea della cultura del 2017. Io sono appena tornata, sono andata questo scorso semestre, era in totale fermento, è una città con 300.000 abitanti, dei quali 60.000 sono studenti universitari. C'era ogni giorno qualcosa da fare, tant'è che questi 6 mesi sono volati. Martin Reicher, direttore generale di istruzione e cultura della Commissione Europea, basterà l'Erasmus ed Erasmus più a creare il tessuto connettivo e sociale dell'Europa che manca ancora? È l'inizio. Sappiamo che Erasmus è un modo per avere una società più inclusiva. E se vogliamo fare di più, abbiamo bisogno di più denari. Per il momento posso dire sì a uno e devo dire no a 9. Silvia Costa, già Presidente della Commissione Cultura del Parlamento Europeo, un appello che la generazione Erasmus ha inviato chiaramente ai decisori politici, aumentate i fondi, in che misura è possibile? Io sono felice che dal Campidoglio sia nata questa proposta, che dobbiamo moltiplicare le risorse, almeno per 10. Sarà una battaglia difficile, tutti sono fuori Erasmus, ma poi quando si tratta di tirare fuori i soldi è più complicato, ma questa è la direzione. Sono Sara Pagliai e sono la coordinatrice dell'agenzia Erasmus più Indire, che si occupa di questo programma. Qui oggi abbiamo 250 studenti ed ex studenti Erasmus. Il dibattito proseguirà poi per tutto il mese anche di marzo sulle piattaforme degli studenti e quindi arriverà a una conclusione alle celebrazioni dei 60esimi dei trattati di Roma con un manifesto, una carta degli studenti. Sottosegretario Gozzi, lei che proposte si attende da questi ragazzi? Proposte che diano all'Europa lo spirito dell'Erasmus, cioè che moltiplicano i diritti e le opportunità. Mi aspetto delle proposte che rafforzano quello che l'Europa può fare per i giovani, sia per i giovani che sono nel sistema, che studiano, che lavorano, e soprattutto direi per i giovani che sono fuori da tutto, che non studiano, non lavorano, non fanno formazione professionale, per i quali l'Europa deve lottare molto di più. E io spero anche che i ragazzi pensino che solo uniti possiamo avere una voce nel mondo. Lei ha ricordato Valeria Solesin, una delle migliori espressioni di questa generazione Erasmus. Valeria Solesin è stata uccisa barbaramente dai nazisti islamici, che odiavano esattamente quello che l'Erasmus e la generazione Erasmus rappresentano: tolleranza, incontri tra culture. E proprio pensando a quella terribile notte del Bataclan, che noi dobbiamo lavorare ancora di più per l'Europa dell'Erasmus e per l'Europa della libertà e del rispetto.